Con questo primo video del 2020 voglio raccontarti di un'esperienza che ho vissuto a fine dicembre, diciamo intorno a metà dicembre dell'anno scorso, e portarti un po' con me in quella che è stata una delle più belle esperienze che ho fatto professionalmente, cioè un cantiere in autocostruzione in legno e paglia. Poco prima di metà dicembre mi chiama un'amica e collega dicendomi che ci sarebbe stato un laboratorio proprio per sperimentare l'autocostruzione con la tecnica GREB, cioè strutture realizzate in legno e paglia. Dovevamo realizzare una struttura di circa 35 metri quadrati, compresa di copertura, in 4 giorni. Ok, è una delle esperienze che io ho sempre desiderato fare. Sono tanti anni che vado, diciamo, dietro questo tipo di tecnologie, che studio la tecnologia prima di tutto del legno e poi tutte le tecnologie, diciamo, coordinate a questa. E questa è stata proprio un'iniziativa che in un certo senso mi ha dato la possibilità di sperimentare una cosa che ho sempre desiderato fare. Così che cosa ho fatto? Durante il periodo di dicembre, che per me è stato un mese incredibile, pienissimo di impegni da portare avanti, lavori da portare a termine, eccetera, ho deciso comunque di lasciare tutto per fare questa esperienza e sono felicissima di averla fatta e adesso, insomma, vi racconto un po' com'è andata, perché l'esperienza dell'autocostruzione è una cosa che, diciamo, va vissuta e non è una cosa che può essere semplicemente raccontata. La prima cosa che ho scoperto è che una delle cose più difficili da fare è trovare delle scarpe antinfortunistiche che possano andare bene quando si ha un piede piccolo, ok? E quindi per me già è stato un enorme lavoro poter trovare delle scarpe adatte, però ce l'abbiamo fatta. E perché in effetti il concetto di autocostruzione è proprio quello di mettere le mani in pasta. Per anni io non ho fatto altro che parlare di progettazione partecipata e quindi di, diciamo, questo scambio continuo, no? tra virgolette, chiamiamolo così, il cliente e il professionista. L'autocostruzione è una cosa che va veramente al di là di tutto questo e ti dà proprio la possibilità di veder crescere, grazie al tuo lavoro concreto, una costruzione. Ok, noi abbiamo realizzato una piccola struttura, diciamo un annesso ad una casa già esistente, ed è stato bellissimo. Allora, facciamo un passo indietro e facciamo un po' di ordine, altrimenti non riesco a raccontarti tutto. Allora, io sono arrivata in cantiere di giovedì, quindi il cantiere prendeva 4 giorni fino a domenica. Io non conoscevo praticamente nessuno. Sono arrivata lì ignara di tutto, solo su invito appunto di questa amica. E avevo contattato il responsabile del cantiere, non sapevo assolutamente nulla di cosa fosse o di cosa si andava praticamente a fare in quei 4 giorni. Questo cantiere è nato praticamente da una volontà comune che, grazie al proprietario della struttura che abbiamo realizzato, quindi Paolo, è una persona molto aperta, ha una bellissima famiglia e questo, diciamo, gli ha permesso di essere veramente aperto a questa esperienza e di portarla in casa sua. Paolo praticamente si è collegato con Stefano Mattei, che è il responsabile del cantiere, la persona con cui io praticamente ho parlato al telefono per prendere accordi. E Stefano è tra i maggiori esponenti di permacultura e autocostruzione attualmente in Italia. Quindi io sono arrivata lì con giusto le informazioni che mi aveva dato Stefano e quando arrivo lì trovo praticamente una platea in cemento che era stata realizzata da Paolo e vedo lì un po' tutti all'opera, un gruppo più o meno di una decina di persone, di grosso modo,
diciamo una media di 10 persone, considerando che nei 4 giorni non siamo stati proprio tutti presenti. E lì la cosa bella è stata proprio quella di veder nascere non solo una casa, ma dei rapporti. Il bello di questo tipo di lavoro è proprio quello che si va a realizzare non è soltanto una casa, non è soltanto una struttura, ma sono i rapporti umani che si vanno a creare. Noi siamo stati praticamente per 4 giorni sempre a contatto l'uno con l'altro. Durante il lavoro, nei momenti di difficoltà, noi abbiamo lavorato 4 giorni, di cui 2 di pioggia e vento incredibili, quindi è stato davvero difficile poter portare avanti il lavoro. E fortunatamente gli ultimi 2 giorni siamo riusciti a finire la struttura lavorando in orari anche improponibili. Se non sbaglio, il sabato l'abbiamo lavorato tipo fino alle 9 di sera. Naturalmente questo è anche grazie all'esperienza di chi già aveva partecipato in cantieri di autocostruzione, quindi aveva già portato avanti questo tipo di esperienza ed era già, diciamo, consapevole del lavoro che andava fatto, e quindi comunque si andava spediti. Però è vero che partecipando anche da zero si imparano davvero tantissime cose. E la cosa bella è che alla fine in cantiere scopri, cioè io ho scoperto in realtà, che eravamo tutti professionisti, cioè era stato un laboratorio creato proprio per, in un certo senso, mettere insieme dei professionisti. E questa è stata una cosa bellissima, perché io ho ritrovato il gusto proprio dei rapporti con i colleghi, gli scambi in cantiere, il fatto di lavorare insieme, trovare idee e soluzioni. Perché quando si fa un cantiere di questo tipo ci sono sempre delle piccole cose che vanno aggiustate in loco, non è una struttura che viene prefabbricata da una parte e poi viene solo semplicemente assemblata. Noi abbiamo lavorato tutti insieme, ognuno di noi aveva determinati compiti, però tutti quanti abbiamo testato le varie fasi della costruzione, dal trasporto del legno fino, diciamo, al punto di fissaggio, chiamiamolo così, il taglio, l'utilizzo di tutte le attrezzature presenti in cantiere, perché comunque i tagli li abbiamo fatti direttamente lì, oppure le piccole modifiche che erano necessarie in quel momento per poter adattare determinati materiali che magari non era proprio previsto di avere lì, e quindi si è dovuto, come dire, si è dovuti adoperare per poter adattare ciò che comunque avevamo a disposizione. Quello che mi ha dato maggiormente questo cantiere è stato è stato più qualcosa di emozionale che di tecnico. Nel senso, mi sono resa conto, anzi ho toccato proprio con mano, il fatto che è possibile realizzare delle costruzioni in una situazione di armonia che crea una qualità energetica dell'ambiente molto alta. Allora, è importante che quando noi andiamo a realizzare una costruzione lo andiamo a fare in modo armonico, perché l'energia che si mette nel processo di trasformazione è una cosa veramente importante, perché praticamente noi andiamo a realizzare una struttura che comunque assorbe l'energia che le si trasmette proprio nel processo di realizzazione.
Capita spesso che nei cantieri si vede moltissimo stress. Ecco, questo andrebbe evitato perché comunque sia le pareti, le parti strutturali, gli oggetti si impregnano di quel tipo di energia e poi lo rilasciano un po' come una sostanza tossica durante la vita dell'ambiente, no? della costruzione. Quindi poter costruire e realizzare una casa o qualunque altra struttura con questo tipo di approccio emotivo, di equilibrio energetico, perché quando si lavora in autocostruzione, per esempio ci sono i momenti in cui si sta insieme perché magari si mangia o si chiacchiera, non è che stai sempre lì a lavorare, però è bellissimo il momento di pausa nel quale ti scambi le idee, si cucina magari tutti insieme, ci si dà una mano a vicenda, cioè è proprio una sorta di scambio continuo, cioè esiste praticamente continuamente quella voglia di portare avanti questa cosa come quasi come un dono per chi poi la andrà ad abitare. E la cosa bella credo che di questo cantiere è stato proprio il fatto che c'è stata questa fortissima collaborazione, fortissimo desiderio di realizzare questo sogno che Paolo aveva di avere un annesso alla sua casa. Ed è stato bellissimo per noi poter aiutarlo, poter collaborare e dargli appunto la possibilità di realizzare questa struttura. Con due vantaggi molto importanti. Uno, l'approccio sostenibile concreto. Lì i materiali erano tutti a chilometro zero e questa è una cosa fantastica. E secondo, i costi. Perché quando andiamo a realizzare una struttura del genere, naturalmente c'è comunque un abbattimento sui costi. Quindi non so se hai mai sentito parlare di autocostruzione o di casa in grab, di casa in legno e paglia o di comunque di tecnologie in generale in autocostruzione. Ecco, io ti invito a informarti un po' di più su questo argomento perché sicuramente è davvero un approccio neanche nuovo, perché utilizzare il termine nuovo comunque è sbagliato, perché sono tecnologie che noi ci portiamo un po' dal passato, che stiamo recuperando dal passato. Però se la cosa ti incuriosisce, approfondisci. Se hai delle curiosità e vuoi qualche chiarimento in più, naturalmente lasciami qualunque commento qui nel video, perché mi fa piacere portare avanti questo tipo di percorso. A questo punto non mi resta che ringraziarti per aver visto questo video, questo primo video del 2020 che spero ti sia piaciuto. Se ti va di approfondire il percorso che sto portando avanti, ti invito a scaricare la guida gratuita 5x5 25 segreti per realizzare la tua casa felice. Puoi naturalmente scaricarla da questo link. Ti invito comunque a seguirmi sui social. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale in modo tale da non perdere tanti altri video che parleranno comunque sia dell'argomento dell'autocostruzione che di architettura olistica in generale. Io ti ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video. Namaste.